yellow is the color of my true love's here in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. When I see her, that's the time, that's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Without thinking. Of the time, of the time when I've been low. Ad Anna Ruggiero chiediamo di parlare dei suoi colori, questi magnifici colori che lei li abbina a momenti di vita. Questa mostra sui colori non nasce per caso, è un po' il risultato di una ricerca continua, costante, di una vita intera. Per fare pittura ci vogliono i colori, essenzialmente i colori, anche se oggi è di moda fare altro. Però io ho sentito una pittrice per televisione che diceva le stesse cose mie. Siamo rimaste un po' come delle mosche bianche. Usare i colori con la tela, con la tavolozza, con le miscele varie per generare emozioni. Oggi qualcuno dice non è di moda, ma io sono convinta che è sempre così. Fra 100 anni serviranno ancora questi concetti. A chi ti sei ispirata, Anna, nei tuoi colori? Chi sono stati i tuoi docenti, i tuoi maestri, allora, i tuoi punti di riferimento? Ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri. Ho avuto Emilio Notte, Lippi, Tatafiore, De Stefano, Godi. Allora ci insegnavano la tecnica del disegno, dell'arte, del chiaroscuro, delle luci, delle ombre. E attraverso queste tecniche esprimere le emozioni. Mi sono rimaste dentro questi insegnamenti e col tempo vengono sempre fuori. Per conoscere un viso, una mano, bisogna conoscere l'anatomia e ore di studio. È questo che porta avanti il lavoro di un artista. Prossimi progetti, Anna? Sì, ci sono in embrione delle altre cose, delle altre mostre alle quali sto lavorando, però per il momento non ne dico il significato né il contenuto. Per scaramanzia, un poco per pudore. Grazie, allora alla prossima così scopriremo il tuo bel da fare. Grazie. Grazie a te, Anna. Grazie. Yellow is the color of my true love's here in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time
I love the best. La donna amava un figlio. Erano stranieri in una terra che non li ospitava. Erano nella città del pane, a Bethlehem. La casa del pane, non tenevano una briciola. O la chiamate tettoia, o la chiamate caverna. Chiamatela utero quando volete, da là dentro esce una sacra famiglia, perché si vogliono bene. E per poter vivere adeguatamente si cambia il destino del mondo, perché la stella che conduce, che guida i potenti del mondo a quella caverna, vanno là, vanno a vedere cosa questi personaggi hanno e che necessità hanno. Per cui quando arrivano là, questi usciranno in unità globale, sacrale, sanno che il tutto deve essere fondato sul lavoro. Giuseppe era Ewer de Tesso, un buon lavoratore, non si dice che Ewer de Tesso, tutti quanti lo chiedono. Arriva qualcuno e gli dà loro la giusta moneta, la compensazione del lavoro fatto. Poi un altro gli dà l'incenso, dice guarda, è formata una famiglia, ma senza sacralità la famiglia non conta niente. E un altro gli dà la mirra, cioè fai attenzione che la vita non si esaurisce in questo. Ed è un grande gioco. Forse quella è la vera famiglia che può insegnare all'artista come fare arte per la vita. Bravo. Siamo stati questa sera insieme in una rassegna che è fatta da un artista, è stata realizzata da un artista di grosso calibro, come erano grandi come mestiere, attività e pensiero gli altri compagni di studi che sono venuti qui a renderle onore. Erano allievi di autorevolissimi protagonisti della storia dell'arte napoletana, ma diciamo italiana, perché
il più giovane di loro allora era Godi, ora novantenne, ma ci stavano Notte, c'era Lippi, c'era De Stefano, c'erano praticamente quelli che insegnavano innanzitutto il mestiere, partivano dal disegno, dall'anatomia, per finire poi alla verifica di come si era capaci di trasferire in questa sostanza appresa quel sentimento che doveva poi figurare sul supporto. Prima quindi il segno, poi il cromatismo, e via via Anna è cresciuta tra segno, infatti è magnifico il suo segno, e poi il colore. Al colore ha dedicato questa mostra, per cui noi abbiamo Colori nella vita, rappresentando con questi colori le varie fasi della crescita umana, sociale, personale di una donna, la donna in generale, soprattutto questa donna che continua a sognare, a vivere, ad essere mamma, ad essere tradita, a sopportare le maschere, e via via è cresciuto così, questo si è amplificato, questo suo bisogno di essere donna alla finestra, guardare sé dentro e le altre donne così come trascorrevano il loro tempo transitando per tutti i loro giorni vitali. Donne quindi nei giorni di tutti. I maschi ci sono, come non ci sono, ma sono coprotagonisti. La difficoltà è l'incontro perfetto nella coppia. Quando accade il fenomeno è sconvolgente, altrimenti c'è la donna del mito che è ancora tra le stelle, e poi c'è la donna fanciulla che ancora sogna, e poi c'è quella che sognerà per tutta la vita e disincantata quando è veramente rugoso il suo volto dietro una tenda guarda quello che continua ad accadere. È il gioco del cappuccetto rosso, la nonna, la mamma, la figlia, tutte quante incontreranno il lupo e tutte quante avranno un cacciatore che risolve le problematiche. Insomma, in realtà è sempre lo stesso, però è necessario che il nostro tempo abbia questa capacità di vedere una donna che non sia oggetto e che non sia da sfruttare e consumare come tutte le altre cose. Una bella rassegna rappresentata proprio nel tempo e nello spazio in cui è stata realizzata, per cui per rendere omaggio al Decumano ha portato delle sculture presepiali, ma tre sculture tanto per dire facciamo il presepe insieme, il problema era la Sacra Famiglia, intendiamoci. Poi ha portato i segni zodiacali per dire sotto questo cielo continuano ad accadere queste cose per chi crede all'influenza degli astri, questi sono i colori e poi io gioco con la terra, la terra di cui siamo impastati, però la rivesto delle cose belle alle quali io credo. Questa è Anna Ruggiero. Grazie. Siamo felici di aver ospitato questa artista, Anna Ruggiero, in questo spazio, spazio Venezia Art, dove Anna ha riempito con i suoi colori, con la sua modo di vedere la vita, la sua interiorità, ha rallegrato le nostre pareti bianche. E anch'io sono contenta di averla avuta tra i nostri artisti e spero che tutti gli altri come me rimangano entusiasti di quello che Anna riesce a trasmetterci, che sicuramente è inevitabile dire che non si vede e la vita è fatta dalle sue opere, un pochino ci trasmette tutto il nostro trascorso e anche volendo il nostro futuro. Grazie, grazie. Yellow is the color of my true love's here in the morning, when we rise, in the morning, when we rise.